Ma è inutile cercare di distinguere dicendo questi sono i fascisti del terzo millennio, questi sono i fascisti ungheresi, no, sono fascisti e basta. E non c'è spazio per queste persone in una società moderna. Qua ci sono le nostre radici, qua ci sono le radici della Costituzione ed è preoccupante che non si riconosca l'importanza di quelle lotte, di quei sacrifici per oggi, non solo per quello che hanno significato allora, ma per oggi, per la sofferenza che oggi ha il lavoro, la sofferenza che oggi ha la democrazia, per la sofferenza che hanno tante persone le quali vedono calpestati ogni giorno i loro diritti. Luciana Castellina, un appuntamento irrinunciabile, il 25 aprile si festeggia qua. Beh, non tanto irrinunciabile per Repubblica, che per esempio si è dimenticata che oggi era il 25 aprile, questo credo che la dica lunga sulla necessità di celebrare il 25 aprile, non fosse altro per ricordarle i giornali italiani. Questo è un giorno di resistenza contro tutti i fascismi, mi ha colpito il cartello che porti, insomma è in via Tasso anche che sono successe cose come quelle che è successa al nostro Regeni. Ci stanno giovani, anziani, persone di mezza età che non hanno rinunciato ai valori della resistenza. Non si vince una volta sola, si lotta tutti i giorni. E le ragioni dell'oppressione economica, dell'odio razziale, dello sfruttamento e da poco della minaccia ecologica sono cose che sono sempre vive. Oggi è una giornata in cui ricordiamo i partigiani e i partigiani lottano ancora. La resistenza oggi è manifestare, combattere al fianco di tutti i popoli oppressi. È giustamente una festa della liberazione d'Italia contro il nazifascismo e la festa di tutti i popoli che lottano per la loro liberazione e la loro autodeterminazione. Riguardo la brigata ebraica, la polemica di quest'anno, uno strappo da ricucire questo? Assolutamente sì, cioè è una cosa incredibile che errori del passato, fatti da tutte le parti, diciamo la verità, allontanino dal momento della celebrazione contro il fascismo, perché questa rimane una manifestazione contro il fascismo, manchi di quella che fu una componente fondamentale di questa battaglia. Per noi non sarebbe stato assolutamente un problema la presenza della brigata ebraica a questo corteo e lo abbiamo dichiarato in tutti i nostri comunicati e nelle nostre assemblee. Succede che purtroppo le nostre dichiarazioni vengono ignorate e questa storia della brigata ebraica viene strumentalizzata e manipolata come al solito per accusare le associazioni filopalestinesi di antisemitismo. Non è così, noi non avremmo avuto nessun problema, sono loro che hanno deciso di non esserci e ne prendiamo atto. Oggi non c'è la brigata ebraica a festeggiare e a manifestare insieme agli altri, è un problema questo? Penso che noi dobbiamo risolvere questo problema, tutti coloro che hanno combattuto per la libertà e per la Costituzione devono essere insieme in questa giornata, quindi l'impegno che prendiamo è che già nelle prossime settimane noi lavoriamo affinché l'anno prossimo si possa tornare ad essere tutti insieme. Al contrario, qualche anno fa siamo stati attaccati noi dalla brigata ebraica, se non vengono quest'anno sono problemi loro, ma noi li diamo sempre il benvenuto a partecipare anche al corteo del 25 insieme all'AMBE, a tutta la sinistra e le resistenze dei popoli.